Un Adrian Banks al limite della perfezione non basta per sbancare il taliercio. La Venezia di Tonut, Watt, Sanders e dell'essenziale Mazzola doma un Allianz che ha il merito di restare a lungo in partita nonostante le ripetute accelerazioni della squadra di De Raffaele, ma paga l'incostanza di rendimento nel corso dei 40 minuti. I ragazzi di Ciani sono partiti con vigore con la coppiata Lobito d'Elia e i primi acuti di Banks, ma l'uscita precoce per falli di Konate ha spianato la strada ai canestri di Watt, mentre il Sanders veneziano Victor ha aperto il primo parziale pesante del match, permettendo ai padroni di casa di chiudere sul 22-16 il primo quarto e di allungare ulteriormente in apertura di secondo. Venezia domina nei rimbalzi offensivi e si conquista una sfilza di succosi secondi tiri, ma Trieste non abbassa la testa e trova nei colpi del proprio leader Banks l'arma per rimanere a contatto. Quando la partita sembra mettersi sul piano del punto a punto, pur un ottimo Lever, fresco di convocazione in azzurro, entra in partita. Ecco però che la Reyer scappa via di nuovo con il gioco impitturato di Watt sino al 40-32 di metà gara. Nella ripresa, dopo l'accelerazione di Day e la risposta da lontano di Mian, il momento più elettrizzante per Trieste. Banks prima mette in mostra uno step back stile Georgevic, piazzando la tripla in contropiede su passaggio di Fernandez. Poi replica dall'angolo per il temporaneo 47 pari. Sono 5 su 5 dall'arco, chiuderà con 23 punti e un solo errore al tiro. La partita si infiamma, ma è Stefano Tonut ad avere l'accendino in mano. Un paio di colpi di classe del top player triestino ed è di nuovo 8-0 di parziale interno. Sanders e Watt fanno volare Venezia sul più 15 per chiudere al trentesimo sul 64-51. Nuovo sussulto giuliano in apertura di ultimo quarto con Sanders, quello triestino, che dispensa energia a tutto campo. Ma Tonut torna a mettere il turbo e un paio di giocate da Eurolega, assieme all'utilissimo Mazzola, praticamente perfetto dal campo, con 4 triple su 4 tentativi, chiudono il match a 4 minuti dalla fine, quando i veneziani toccano il più 15. L'Allianz ha il merito di non alzare bandiera bianca sino al termine, ma le triple di Fernandez e Lever trovano pronta risposta. La serata va in archivio sull'84-77.